I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Ivrea nei confronti di due albanesi specialisti nei furti alle sale slot perpetrati con la tecnica del buco. Eseguivano sopralluoghi accuratissimi nei locali da colpire, studiando dove fare il foro alle pareti limitrofe per accedervi, individuare i sensori di allarme presenti e la centralina di controllo da neutralizzare, per poi colpire muniti di tutte le attrezzature da speleologo, tute e caschi forniti di lampade. Per rendersi invisibili agli antifurti volumetrici strisciavano addirittura per terra, simulando quasi delle vere tecniche militari. A seguire sfondavano le porte interne, smurando la cassaforte eventualmente presente, e forzavano le slot machine a colpi di mazza ferrata, impossessandosi del denaro ivi contenuto. Erano così diventati il terrore delle sale gioco delle province di Torino, vittime di numerose incursioni predatorie. Il 3 gennaio dell'anno scorso a Chivasso avevano portato via oltre 100.000 euro in contanti. Tra gennaio e giugno 2019 è stata accertata la responsabilità dei due arrestati per 7 episodi, per un valore complessivo di circa 200.000 euro, ai quali vanno aggiunto gli ingenti danni provocati alle strutture murarie e alle apparecchiature elettroniche.